Oh, ben ritrovati ragazzi qua sul mio primo canale YouTube, Daniele Maggiano, angolo di videogiochi di Daniele. Siamo qua oggi con Rise, sono From per Xbox One, dopo un bel po' di tempo, magari se il microfono stesse fermo io riuscirei a registrare la mia voce veramente proprio, scusate, problemi tecnici. Bene, andiamo con l'inizio dell'ottava parte, torno dopo un bel po' di tempo con un altro gameplay di questo gioco. Proprio perché ho fatto questo gioco pian piano, tutto da poterlo giocare, diciamo, in diretta qua su YouTube. Siamo alla fine, praticamente all'inizio dell'ultimo capitolo. Spero di scoccare! Scusate, devo usare i comandi pessimi del Kinect per cercare di, insomma, che mi diano una mano. Poi mi dimentico sempre che arrivano gli arcieri, perché sono già morto 40 volte. Siccome una parte è un po' scoccare! Dai, a far scoccare. A scoccare. Quanti sono? No, ma basta, basta. Gli arcieri saranno più efficaci contro gruppi numerosi rispetto a singole unità. Scoccare. Altri arcieri. Ma basta. Torna di a far. Ammazzati tutti con una freccia sola, quelli lì. Ciao, sono Marius. Scoccare! Scocchiare, gredino! Se usi la voce di Albano per il Kinect. Sì. Scoccare! Scoccare! Gioco veramente pessimo. Siamo alla fine. Ricordo a tutti i ragazzi che questo titolo dovrebbe essere addirittura d'arrivo per PC. Scoccare! Scoccare! Precisissimo, il Kinect, devi ripetere solo 87 volte. Ma basta, ma quanti sono? Ne ho già uccisi una marea. Scoccare! Scoccare! Guarda che roba! Allora, l'elefante, non ha nessun senso, non c'è stato nessun elefante. Tra l'altro muore prima un elefante colpito da due frecce, e perché a un barbaro invece ce ne vanno 80, barbaro d'urso. Scoccare! Cioè, sto uccidendo un'infinità. Non ne vuol saperne morire con l'altro, che finalmente è morto. Scoccare! 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 Adesso sto che per vomitare, altro che scoccare, perché sai, col panino del McDonald's che ho appena mangiato si potrebbe vomitare in allegria. Non muoiono. Basta, basta! Cristo! Cos'è quella roba lì? Cosa vuol dire? Chi è che devo ammazzare? Non si capisce un cazzo. Questo gioco è un po' caotico. Ma vaffanculo, gradini. Volete morire? Sono già abbastanza stufo, eh? 87 uomini. Chi? Non è l'altro elefante, ha senso. Io non la cuco, non c'erano stati gli elefanti. Dovevano inserire qualcosa alla fine del gioco perché non sapevano cosa inserire, hanno inserito gli elefanti. Tra l'altro i cosi rossi si illuminano quando passano gli altri vicino. Fatto di un male che te lo raccomando. Quello là è un arciere immortale, Highlander lo chiamavano. Ma quanti ce n'è? Come il morale sta precipitando i tuoi uomini? No! Scoccare! Scoccare, gradino! Che ne arrivo? Sto uccidendo una caterva, per favore! Basta, basta, no! Un altro elefante, no!
guarda quanti sono, cioè non ha nessun senso. Torna. Oh, là. 6 ore per... Ciao, sono Marius, 42 anni, soffro d'amnesia. Non ricordo il passato. C'è un... come si chiamavano già? Un Umberto Smaila lì. Dai che siamo alla fine di questo gioco. Questi non finiscono mai. Dobbiamo fermarli. Attaccare! Attaccare! E ogni uomo ancora... No, sarò io a condurre. Non ce la farete mai. Non posso lasciare a te tutta la gloria, giusto? Ciao, sono Marius, 42 anni, soffro d'amnesia, non ricordo il passato. Che ho fatto? Microfono, sta facendo girare i coglioni. Fermo non riesce a stare, niente da fare. Avanti! Avanti! Un messaggio da parte di chi? Non lo dico perché sennò... Chiunque tu sia online ti saluto. Cristo di un Dio, sto microfono di merda! Chi è? Un altro elefante. Torna di affa! Cazzo vuole sta gradina? Ragazzi, se sentite rumori strani sono io col microfono che non riesco a metterlo in una posizione decente per poter parlare, forse adesso si chiama. Cosa è successo? Vada via under culo! A bamboli! Te pareva. Occhio! Madossia, come mai? Ma fatte fur, cretina! Scusate ragazzi. Scusate! Ho sputato bene sul microfono. Acqua di fonte, acqua di montagna, raduno di rinforzi per fornire supporto a Vitellio. Bene. Non va. Raduno i rinforzi per fornire supporto. La riserva della quarta coorte è riunita, ma hanno sfondato le linee. Squadre d'assalto girano per la città. Tutto chiaro. Girano per la città. Dai Marius, fai qualcosa. Ciao, sono Marius, 42 anni, soffro d'amnesia. Ecco un vero soldato. Che cazzo è? I mostri barbari del cazzo, ma basta di affa. Avete rotto il cazzo, cretini. Sono già abbastanza stufo. Fate. Ma muori di affa. Aiuto! No. Ruottolo. Ah, come ha fatto male. Ruottolo. Vieni. No. Oh, meno male così recupero un po' di energia qua. Ma vada via under culo. Ma fa defur deficiente, carretti. Torna. Dente. Non ne vuol saperne morire. Aiuto! Subdolo serpente. Ade via il culo. Tagliato il braccio giustamente. Facciamo fuori l'ultimo. Ma muori, brutto bastardo. Ade via il culo. Ma guarda se muore sto cazzo di gradino. Hai rotto il cazzo, va bene? Mi sono stufato. E prima l'ho ucciso con due frecce. È la 60ª spadata che gli tiro, questo non è ancora morto. Che roba. Muori a fare tuo cazzo. Le ho tutte stasera ragazzi. Sto per vomitare. Sono raffreddato.
Maligola. Lui può muovere attraverso il foro. Dai, fate fur. Dove devo andare qua? Quarta corte. Sì, signore. Quarta corte. Ragazzi, devo dire che la grafica di questo gioco però mi rende sempre veramente proprio stupefatto. Avanti. Perdi qua. Perdi qua. Perdi qua o perdi là? Narinara, perdi qua o perdi là? Narinara, Daniele. Su, laggiù! Datti da fare! Sì, signore. Datti da fe! Via fa! Quindi qua cosa devo fare? Perché ci sono questi punti che io odio strategici del gioco? Cioè, ma con gli occhiali non riesco a leggere da qual televisore. Vedete quanto è scritto piccolo. I legionari proteggeranno il fianco sinistro, lasciando a te il compito di proteggere quello destro, utilizzando anche uno scorpione molto efficace se supportata dagli arcieri. Tra l'altro è più scritto, è scritto più piccolo che Max Payne della Rockstar. Sto cazzo di microfono io lo sto odiando tantissimo. Legionari! Postazione difensiva sulla sinistra! Gli arcieri possono fornire supporto al lato sinistro. Efficace se i legionari presidiano il lato sinistro, possono fornire supporto a distanza se nessun legionario è presente. Benissimo. Arcieri! Sulla piattaforma sinistra! Adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Rimozione iniziata! Aiuto! Ma vaffanculo, cazzo di cavolini! C'è già abbastanza scoccio, Scoccare! Signore, la rimozione richiede protezione! Se mi toccano ovviamente sono morto. Scoccare! Lo sapevo, Cristo la Madonna. Ma vaffanculo, va. Ragazzi, ovviamente non porterò a termine il gioco adesso, ma la parte finale del titolo, questo Rise Son of Rome, tu laggiù, fatta, datti da fare, diciamo, sì, in parti. Squadra d'assalto. Nel senso, credo 2 o 3 video con questo. Non lo so, vedremo. Legionari! Postazione difensiva sulla destra! Basta! Arcieri! Facciamo sulla caso, piattaforma sinistra! Rimozione iniziata! Ah, ok, quindi. Oh. Tanto comunque fanno lo stesso. Fanno fuori sti paracardi di affa! Avete che toccare, va bene, mi sono scusato! La rimozione richiede più! Scoccare! Scoccare! Torna di affare! Scoccare! Scoccare, venite! Esattamente raccoglie la schiena, scoccare, scoccare, scoccare. Sì. Ah, è scatenato quest'altro!
Cristo, hai evitato. Che furbo, non fare l'attore. Che gioco del cazzo, non lo sopporto più, ragazzi. Ma si può scalerare così tanto per un gioco? La giù. Madonna! Da fare. Per sei... la Madonna, tutto da capo, guarda, no! D'assalto. Legionari! Postazione Legionari. Difensiva sulla sinistra! Proviamo ancora una Marcelli, volta, ragazzi, se muoio. Riproveremo la prossima volta da qua, perché ne posso stare tutta la notte, di affa. Già qua si è una rotta del cazzo. Signore, la rimozione richiede protezione. Non è possibile, Cristo, la Madonna. Scoccare, scoccare. Scoccare! Guarda sto bastardo figlio di puttana! Scoccare! Scoccare! Muori, merda! Scoccare! Mancato! Mancato! Delle materie rimossa! Ehi! C'era questo da usare per farne fuori in mare e io prima e fino adesso a fare il cretino. Che gioco del cazzo. Togliti di qua. Ti odio, gioco di merda. Cristo, Madonna, porca. Non è possibile. Non è possibile.
Ragazzi, provo ancora una volta perché questi gameplay ovviamente sono caricati così senza tagli, senza niente. Sì, quindi se non dovessi riuscire vi rimando al prossimo gameplay, Criste. In ogni caso, dopo questo pezzo, se riuscirò a farlo, legionari! Andremo comunque sulla a Arcieri! Dai. Dietro di me! Copritevi le spalle! Allora, iniziamo subito bene, dai! Basta. Stavo dicendo, ragazzi, che in ogni caso, dopo questo pezzo qua, interromperò in ogni caso il gameplay. No, oh, Cristo. Bastardo. Arcieri, copritemi! Ehi. Ah, ma bisognava semplicemente mettere gli arcieri dietro di me per fare. Arcieri, copritemi! Grandi arcieri. Dove il gatto Fufi? Vedete che a caso poi ho trovato. Arcieri, copritemi! Mi sta facendo il culo sto giro, eh? Oh, là. Arcieri, copritemi! Dove è Benil? Vada! Cazzo, Benil, quanto è veloce! Arcieri, copritemi! In marcia aiuta Vitellio. Vitellio. Io raggiungerò subito il nostro comandante. Roma non cadrà! Roma non cadrà! Vaffanculo. Sono morto, ragazzi, veramente. Comunque dovrei aver cioè dovrebbe aver salvato il gioco, quindi per non fare un gameplay infinito io chiuderei qua per adesso. Ovviamente a giorni arriverà l'altro video che probabilmente chiuderà questo gioco. Ovviamente trovate tutti i gameplay qua sul mio primo canale YouTube di questo Rise Son of Rome. E niente, che altro dire. Il gioco dovrebbe aver salvato da qua, quindi se io faccio, cioè provo a diciamo uscire, se su continua campagna, insomma il gioco dovrebbe poi ripartire di qua. Quindi ragazzi, per il momento mi fermo qui e vi rimando al prossimo video di Rise Son of Rome. Chiudo questo video gameplay, ci ritroviamo presto qua sul canale Daniele Maggiano, quindi rimanete sintonizzati. Chiudo anche il gameplay perché siamo già a 24 minuti, poi verrebbe troppo lungo. E quindi niente, rimanete sintonizzati perché arriverà il gameplay finale di questo gioco, uno o due ancora, dipende da quanto è lungo l'ottavo capitolo, perché non lo so. E poi ovviamente altri video gameplay, mini recensioni, news videoludiche. Quindi ragazzi, rimanete sintonizzati sul canale Daniele Maggiano perché rimarrete in questa maniera sempre informati sul mondo dei videogiochi, e troverete anche dei gameplay ovviamente anche dei giochi, degli ultimi giochi usciti. Ricordo a tutti, tra l'altro, prima di chiudere il video, che tra qualche giorno uscirà Destiny, quindi siamo vicini a questo gioco che dovrebbe essere un capolavoro, comunque uno dei giochi del 2014. Comunque per il momento mi fermo qua, vi rimando al prossimo video di questo titolo e altri video qua sul canale Angolo dei videogiochi di Daniele, dal vostro Daniele Maggiano. Un saluto a tutti.